Buongiorno, sono Vincenzo Barbieri di Planet Italia e oggi sono con il collega Fabio Bovenga del CNR IREA. Ciao Fabio. Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti. Allora, siamo qui perché vi vogliamo introdurre a un bando, a un'attività di ricerca che è finanziata dal bando Ripart della Regione Puglia, dal titolo Utilizzo di intelligenza artificiale e dati satellitari per il monitoraggio dell'instabilità del territorio. Abbiamo scritto questa proposta insieme al CNR perché chiaramente ci siamo molto interessati all'utilizzo dei dati satellitari, in particolare i dati radar per il monitoraggio del territorio, che già utilizziamo ampiamente e già collaboriamo con il CNR su questo tema. Quindi Fabio, se ci vuoi un attimo introdurre ai contenuti di questo progetto tecnico. Sì, allora sì, grazie Vincenzo. Allora, come diceva Vincenzo, io sono un ricercatore di un istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche che si occupa di modellistica elettromagnetica e in particolare di elaborazione di dati, di immagini acquisiti da sensori di telerilevamento ed in particolare da satellite. Quello di cui diciamo, mi occupo in prevalenza e che è oggetto dello studio diciamo, di questo bando è l'utilizzo di dati radar ad apertura sintetica, quindi sensori attivi nelle microonde, per il monitoraggio dell'instabilità dei suoli. E questa è una tecnologia che è una ventina di anni, che è ben avviata e che è possibile applicare con una serie di satelliti attualmente operativi in diverse bande spettrali, con possibilità di esplorare appunto e investigare la superficie terrestre, praticamente ricoprendo quasi tutto il globo, e misurare quindi gli spostamenti del suolo di alcuni target che rimangono coerenti, quindi che persistono nella loro retrodiffusione del segnale, con precisioni molto elevate, quindi parliamo in termini di velocità di pochi millimetri, anche submillimetriche, quindi millimetri all'anno. E con risoluzioni molto interessanti, anche di diciamo, pochi metri, che vuol dire che questa tecnologia si presta bene al monitoraggio, diciamo, di tutta una serie di fenomeni di dissesto, ma anche, per esempio, quindi frane, subsidenze, smottamenti, ma anche al monitoraggio della stabilità di strutture, quindi palazzi, ponti, e quindi diciamo è una tecnologia di grande interesse che ha preso piede negli ultimi anni anche grazie alla disponibilità di lunghe serie temporali offerte dai satelliti in orbita. Questo vuol dire che, diciamo, per esempio, con la missione Sentinel dell'Agenzia Spaziale Europea, che è una missione, che è una costellazione, abbiamo un tempo di rivisita, diciamo, di 6-12 giorni. Attualmente, diciamo, c'è qualche problema con uno dei satelliti, ma ritornerà presto a essere di 6 giorni. E quindi, diciamo, questo vuol dire che possiamo seguire i movimenti al suolo con una buona frequenza temporale e su un gran numero di punti. Parliamo di milioni di punti a seconda dell'area di interesse, della superficie che caratterizza quest'area ripresa. Qual è l'oggetto, diciamo, questa è una piccola introduzione, ma qual è l'oggetto, diciamo, il problema che è al cuore diciamo, di questo assegno di ricerca, di questa collaborazione? È appunto la necessità di esplorare questo database molto ricco e molto denso, sia in termini di distribuzione spaziale del dato, ma anche in termini di distribuzione temporale, perché ognuno di questi target poi ha un trend nel tempo che va analizzato e esplorare appunto questo ricco database e trovare quei target che sono maggiormente interessanti per tutta una serie di applicazioni downstream che vengono, diciamo, a valle della tecnologia vera e propria. E questo è un problema non banale perché, diciamo, è necessario quindi esplorare queste serie temporali e trovare degli algoritmi intelligenti e smart e anche computazionalmente efficienti in grado di individuare, per esempio, quei punti che mostrano dei trend non lineari, perché tipicamente le non linearità sono quegli indici che ci dicono che un certa area, una certa struttura si sta allontanando dalle condizioni di stabilità e quindi sta per avvenire, diciamo, un fenomeno per esempio di rischio, come può essere un crollo o una frana, e quindi, diciamo, questo è un'informazione molto importante da trasferire agli utenti finali, con cui Planetech, per esempio, è ben collegata,
e quindi intervenire per tempo e fare ulteriori indagini. Come l'idea appunto è quindi di utilizzare questi dati e utilizzare e esplorare tecnologie di interesse e raffinate come il machine learning o l'intelligenza artificiale in sostituzione di algoritmi già presenti di tipo deterministico o statistico, proprio perché potenzialmente sono più interessanti e potrebbero essere più efficienti in questa ricerca. Sì, grazie Fabio. Come ha già anticipato Fabio, chiaramente per Planetech queste tecniche sono molto interessanti, perché noi abbiamo già numerosi servizi di monitoraggio della superficie terrestre, per esempio monitoraggio di frane, subsidenze, stabilità di infrastrutture, che utilizzano dati radar che vengono elaborati per produrre queste informazioni interferometriche. Ovviamente poter disporre di una conoscenza ancora, diciamo, più approfondita di questo contenuto informativo, e quindi riuscire a produrre anche dei sistemi di allerta che si basano su questi, o comunque di studio dei trend che si basano su questi contenuti informativi, è un'opportunità molto importante per noi per poter far ulteriormente evolvere i nostri servizi e sviluppare anche nuovi servizi applicativi che commercializziamo a livello globale in tutto il mondo, e quindi abbiamo già servizi già da diversi anni in giro per il globo, con clienti in giro per il globo. Bene, quindi qualche cenno alle caratteristiche, diciamo, del candidato. Le tecniche che verranno utilizzate sono dati da satellite e tecniche di intelligenza artificiale, per cui andremo a privilegiare quei candidati che hanno una conoscenza o che intendono sviluppare competenze nel tema dell'intelligenza artificiale applicata ai dati televisivati. Direi che questo assegno è abbastanza piuttosto interessante, perché tutto sommato è aperto a diverse discipline, proprio perché non c'è un focus sul pre-processing o sul processing dei dati radar ad apertura sintetica, che diciamo è un argomento molto di nicchia e molto particolare. Invece quello che faremo è utilizzare dati già processati, e quindi a valle di questo processamento lavoreremo con delle matrici fondamentalmente tridimensionali di dati che andranno esplorati appunto con queste tecniche di machine learning. Quindi competenze che studenti alla fine di un percorso, per esempio di un corso di laurea in fisica, in ingegneria elettronica e telecomunicazioni, ingegneria informatica, ma anche matematica, informatica, secondo me sono tutti adeguati a questo tipo di attività, che è un'attività, tra l'altro, e chiudo, interessante anche perché è facilmente spendibile poi in diversi altri campi di applicazione. Certo. Tra l'altro le attività verranno svolte in parte presso gli istituti del CNR, in parte in azienda, per cui quella grande opportunità di poter vivere un clima di lavoro in un'azienda che ha più di 30, già 30 anni opera in questo settore, con un centinaio di colleghi, per cui un'esperienza formativa sicuramente molto interessante. Bene, a questo punto direi che possiamo concludere. Vi invito a visitare o il sito di Planetech Italia o quello del CNR. Sul sito di Planetech è proprio nella home, sul sito del CNR probabilmente dovete andarlo a cercare, ma comunque ci sono tutte le informazioni sul bando che vi darà pochi giorni per potervi candidare, e quindi poi molto velocemente verrete selezionati, e quindi verrà selezionato il candidato, quello che viene ritenuto più idoneo. A questo punto vi ringrazio Fabio. Grazie a te, Vincenzo. E vi saluto alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.